creazione di imprese sociali, va bene? Vi faccio vedere delle applicazioni, cioè quello che facciamo in giro per il mondo. Però a partire da Umbria, guida tetti solari in Italia, guida tetti solari in Inghilterra, le attività di scambio da remoto e le attività in paesi di sviluppo. Il progetto guida tetti solari nasce in Umbria, l'avrete sentito dire, comunque abbiamo, prima sentivo che sono 3.000 gli impianti connessi, beh, 1.500 sono i nostri, e sono 1.500 famiglie a cui diamo energia elettrica gratuita, l'impianto rimane in nostra proprietà e a noi la feed-in tariff alla famiglia rimane tutta l'energia elettrica da consumare. Che modello è? È un modello di economia sociale ad altissima reciprocità. Non c'è uno che guadagna e 1.000 che pagano, ma ci sono 1.000 che pagano un po' e che ricevono tutti qualcosa. Significa in un qualche modo avere un rapporto reciproco con le famiglie sul territorio. Per darvi un'idea, 1.500 tetti che abbiamo fatto in Umbria per circa 20 milioni di investimento sono tecnicamente 4 megawatt e mezzo. Se l'avessi messi a terra 4 megawatt e mezzo erano una quindicina di ettari. Invece suddivisi fra le famiglie Umbre, Perugine, Sboletine di Castello e quant'altro, l'impianto è tecnicamente invisibile e altamente reciproco. Nella saccoccia di ciascuna famiglia rimangono degli euro diciamo come remunerazione. Vabbè, la CO2 e il fatto che di questo ne facciamo un progetto ad alta intensità occupazionale viene da solo. La stessa cosa quando l'abbiamo proposta in Italia la facciamo, questa non solo in Umbria ma a Siracusa, Palermo, Catania, vicino all'impianto che diceva prima Angelo Antonio di Siracusa. Noi facciamo 1.000 tetti solari a Siracusa, il grande impianto lì vicino, termico, fa 5 megawatt, ma 1.000 cittadini d'accordo fanno 3 megawatt. Con un accordo tecnico contrattuale reciproco, noi mettiamo l'impianto, loro ricevono energia elettrica. Lo stesso tipo di meccanismo, appena uscito contro energia inglese, l'abbiamo trasferito sul territorio londinese, in particolare nel comune di Gosport, a sud di Londra. Gli inglesi hanno fatto delle scelte radicali, non vogliono gli impianti a terra, non vogliono impianti che danneggino la campagna inglese. Chiusa la partita. Quando quindi abbiamo proposto un'iniziativa che coinvolgesse cittadini e che diffondesse questo impianto tra i cittadini, ha fatto sì che si sviluppasse un progetto di questo genere, evidentemente figlio della Big Society di Cameron. Questo è il sistema economico che fa funzionare 3.000 impianti in Gosport che andiamo a strutturare. Quella che al centro vedete è una società veicolo, dentro la società veicolo ci entrano i cittadini, quindi i proprietari, in particolare la proprietà pubblica, ma anche i cittadini, le compagnie energetiche locali, un fondo di investimento che lui ne ha fatti due, Cameron, per l'economia sociale, e partecipano tecnicamente alla società veicolo. La quota di profitto che viene prodotta all'interno della società viene rigirata a The Big Society Foundation, e quindi è una società che viene fisicamente, su cui viene rigirata la quota di profitto della società veicolo che possiede i 3.000 impianti a Gosport, e la comunità decide come spenderseli. Qual è il bello della cosa? Che occupiamo in questo mestiere veterani inglesi, cioè giovani che se ne sono venuti via dall'Afghanistan, dall'Iraq, hanno tra i 22 e i 26 anni, molto spesso si trovano problematiche molto serie, non riuscirebbero a prendere un qualsiasi lavoro. Li sosteniamo per imparare questo mestiere, siccome partono anche da ottime competenze di base. Lo stesso meccanismo lo facciamo con scambio da remoto. Che cos'è lo scambio da remoto? È una cosa che è stata introdotta recentemente, o meglio, con la legge vecchia sul nucleare. C'era un piccolo pezzetto che ci consentiva di fare questo mestiere e lo stiamo facendo. Cosa facciamo? Chiediamo agli enti pubblici di darci disponibili, di renderci la disponibilità di qualche spazio. Possiamo montare un impianto che produce da fotovoltaico piuttosto che da biogas, piuttosto che da microeolico. E ci consente di scambiare con i cittadini, che significa che abbiamo un cittadino a 3 km dall'impianto il cui contatore scambia con l'impianto condiviso. Molto semplice. Questi meccanismi che vi sto spiegando ne abbiamo fatti per quasi 35 megawatt, quindi non è possibile fare reciprocità e anche economia,
perché 35 megawatt sono un investimento importante, parlo solo di fotovoltaico. L'abbiamo fatto per 20.000 metri quadri di solare termico, solarizzando tutto il parco passeio del Cilento, solarizzando il comune di Lecce, solarizzando Catania, le aree pubbliche che hanno fabbisogno di termico. E in più un approccio in Togo, in questo caso, dove è stato fatto con gli stessi fornitori con cui lavoriamo sul territorio, un accordo low cost, che significa che questi signori cinesi, in particolare la Suntech Power, ci vendono delle materie prime senza applicare profitto, quindi siamo già sulla, chiaramente lo posso usare solo in Africa evidentemente. Questo ci ha consentito di fare una formazione in loco, in Togo in particolare, e attività di microcredito per arrivare, lo diceva prima Jacopo Fo, a micro finanziamenti per micro impianti di villaggio. Questo è quanto, grazie e la sua parola. Grazie a Roberto Leonardi.